Non riesce all'ischia pallavolo l'impresa di fermare il Forte Marcianise, candidata numero 1 all'accesso in Serie B. Da ieri, dopo la vittoria in terra isolana, la compagine di Calabrese è a un passo alla finale. Al Marcianise, già vittorioso nella prima giornata della seconda fase dei playoff per 3-1 sul Net Volley, basterà adesso bissare il successo, battendo a domicilio Beneventani per poter blindare definitivamente la prima posizione nel girone 2B. Davvero un peccato per l'Ischia Pallavolo, che dopo una partenza un po' rallentatore riesce a prendere le misure all'avversario ed a giocare una buona gara. Gli isolani non sfigurano affatto al cospetto di una squadra alla gran qualità e forse, con qualche errore in meno, oggi parleremo di un'altra clamorosa vittoria. Gli alligatori, però, sono stati molto bravi a tenere testa a una signora squadra, ben attrezzata e con validi giocatori, raccogliendo così l'applauso di una Palestra Mattei gremita in ogni ordine di posto. Coach Saturnino recupera scotto di Marrazzo e di Costanzo. Le fasi iniziali della gara vedono il Marcianise giocare meglio dei padroni di casa, i quali, probabilmente, sentono eccessivamente l'importanza dell'impegno. I casertani mostrano la propria qualità e sono bravi a sorprendere l'Ischia Pallavolo alternando i propri colpi. Il primo set scivola via con il Marcianise che chiude i conti sul 19-25. Tutt'altra storia invece nel secondo set. L'Ischia Pallavolo prende le misure all'avversario e riscatta immediatamente la partenza al rallentatore. Gli isolani svolgono una buona gara in difesa, lasciando passare poco o nulla. Anche l'attacco inizia a pungere come sa e per il Marcianise non c'è scampo. Stavolta la squadra di Calabrese il 25-19 lo incassa e si torna immediatamente in parità. L'andamento del terzo e del quarto set è in parte simile. Il terzo è piuttosto equilibrato e giocato fino ai momenti finali punto a punto. L'Ischia Pallavolo commette qualche errore troppo in battuta e il Marcianise ne approfitta. Nel quarto set sono gli ospiti a portarsi in avanti. Si arriva al 18-23, momento nel quale i padroni di casa danno il tutto per tutto per cercare una clamorosa rimonta e per poco non vi riescono. L'Ischia Pallavolo rimonta fino al 23-24, ma proprio mentre pregustava un finale a sorpresa compie un banale errore. Il Marcianise fa valere la propria esperienza e, passata la paura, chiude subito i giochi, non fallendo il primo match point a disposizione. Da rivedere anche qualche decisione arbitrale, apparsa ai più in tribuna, dubbia. Nell'Ischia Pallavolo, inoltre, è arrivato nel quarto set un cartellino rosso, con destinatario Lello Ferrandino. A fine gara scoppia la gioia degli ospiti, ormai a un passo la finalissima che vale la Serie B. Per l'Ischia Pallavolo non manca qualche rimpianto, perché, nonostante il gran valore dell'avversario, vi è mancato davvero poco affinché i gialloblu scrivessero un'altra incredibile pagina di una stagione che comunque andrà, sarà molto felice. Questa fase playoff, fino a che non è tutto deciso, comunque noi combatteremo